sicurezza, misure antispaccio e degrado, rafforzo degli organici con 19 agenti in più sotto le torri. Temi affrontati in Prefettura Bologna con il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni in visita istituzionale in Emilia-Romagna. Oltre ai vertici delle forze dell'ordine locali e alla prefetta Francesca Ferrandino, presente all'incontro anche il sindaco Virginio Merola. Nei prossimi giorni il Comune potrà presentare dei progetti sulla sicurezza urbana per l'utilizzo di fondi appena messi a disposizione delle città metropolitane. Sono 65 milioni di euro sul triennio, 15 per il 2021, il 60% a disposizione delle città metropolitane, la città metropolitana di Bologna avrà 1.600.000 euro. Molteni ha assicurato anche 400 agenti in più in Romagna in vista della stagione turistica e ha parlato di movida, tema caldo a Bologna, soprattutto nel centro storico, sottolineando l'autonomia delle autorità locali nella gestione delle piazze. Potenziamento degli organici e fondi per la sicurezza urbana vanno nella direzione di dare una risposta importante. Il diritto alla vita e al divertimento deve ovviamente essere incanalato e perimetrato nelle regole di rispetto delle regole, di legalità e di quiete pubblica. Sulla movida il Comune aveva proposto di contingentare gli ingressi in punti come Piazza Aldrovandi, sperimentazione che però sarà valutata più avanti. Da questo weekend verranno invece fatti maggiori controlli preventivi per evitare gli assembramenti, rafforzando anche i servizi di pulizia con più contenitori per bottiglie e lattine. Anche negli ultimi giorni i residenti della zona universitaria hanno denunciato feste in strada fino a tardi.